Assessore, proseguono i lavori degli asfalti, abbiamo parlato delle frazioni, dei lavori che sono partiti, quarto lotto, quinto lotto, però ci sono anche gli asfalti che si fanno in città, in questo caso parliamo di un ripristino dell'Enel che ha l'atterrato basso alla rotonda. Ma lì si sta intervenendo, c'era un ripristino, si è fatto più del ripristino dell'Enel, e praticamente anche perché dobbiamo attenzionare di un intervento di riqualificazione di quella rotonda, verrà posizionato un monumento di Del Donno, una sfera, e ovviamente poi qui seguirà l'illuminazione scenografica, dobbiamo cercare di dare un segnale di bellezza, di decoro anche a quel quartiere così importante della città. Quindi ovviamente si stanno rifacendo i manti stradali intorno alla rotonda, tutto il manto stradale, per poi procedere con una buona segnaletica. Ovviamente speriamo poi di poter partire anche col ripristino stradale, col rifacimento stradale del tratto di Via Via Pilotti. Pilotti, e quindi piano piano c'è tanto da fare, quello che si fa è sempre poco, però siamo sulla buona strada per cercare di ridare decoro e sicurezza alle nostre strade, cittadine e frazionali. Ovviamente, ripeto, il da fare è tantissimo, però è l'inizio di un percorso che ci dovrà portare negli anni poi dare una sistemata a tutti i manti Questo è un stradali. ripristino dell'Enel, quindi comunque con lavori dell'Enel. Attualmente però il Comune sta utilizzando fondi comunali, ricordiamo, per proseguire con Ma diciamo i lì l'Enel lavori, con doveva gli fare solo il interventi. ripristino dell'attraversamento, quindi metà corsia, poi abbiamo compensato con altri interventi e quindi stiamo cercando di fare un buon lavoro perché, ripeto, quella rotonda merita attenzione, siamo andati a dargli un decoro proprio con la predisposizione di un'opera importante di Del Donno che ci è stata donata, e ci è stato donato anche il blocco di marmo da posizionare dalla banca di BBC di Castiglione, e quindi cerchiamo di dare un segnale di attenzione verso quella frazione. Certo, dicevamo appunto fondi comunque comunali finora utilizzati dall'ente e si spera insomma che partano comunque i progetti legati ai fondi del PNRR, che ci sono anche delle frazioni che rimangono in questo caso Beh sì, fuori. siamo in ritardo sull'intervento fatto con i fondi PNRR, perché ci sono problematiche, lì ci sono delle regole da seguire ben precise, ci sono dei problemi obiettivamente, perché ci sono da seguire alcune regole importanti. Intanto a livello catastale le strade devono essere accatastate addosso al comune, non tutti lo sono. Poi bisogna fare interventi di riqualificazione urbana, quindi di tratti di marciapiede o pista segnaletica con piste ciclabili, che richiedono strade di una certa larghezza. Quindi ci sono difficoltà a Ah, si investire sta questi soldi del approdando. PNRR. Quello che stiamo facendo ad oggi lo stiamo facendo con i fondi dell'amministrazione, e purtroppo il rischio è che poi non si riesce ad arrivare dappertutto sui lavori previsti, perché sono tantissimi, sono circa 80 interventi da fare, e difficilmente poi si arriverà a poterli realizzare tutti. Però vi state dando da fare, adesso c'è questo, diciamo che il progetto, per esempio parliamo di Frondarola, potrebbe insomma approdare breve, Beh sì, ci potrebbe. sono dei progetti del PNR, che due o tre progetti dovrebbero essere approvati a breve, ovviamente, però si tratta di investire 1.100.000 per asfalti, che poi non è così, alla fine si creeranno dei problemi per poter dare risposta a tutti quegli interventi previsti, però dobbiamo trovare il modo, sperando anche di trovare nuove risorse, altre risorse, per poter cercare di dare risposta a tutte le situazioni. La questione invece del verde, cambiando discorso, è un po' più problematica, lì si è veramente fortemente in ritardo, Terra Ambiente sta lavorando, però insomma, che Ma no, succede? succede che Teramo è un territorio ampissimo, tante zone nel contratto che abbiamo fatto con Teramo sono rimaste fuori, quindi c'è una difficoltà. Ovviamente Teramo sta facendo, Teramo Ambiente, un buon lavoro, però ecco, su quelle zone che erano previste nel contratto, quindi va rivisto un po' il tutto, Ma non avevate vanno integrate, integrato? sì, ma le zone sono talmente tante, quindi vanno integrate le zone che sono rimaste fuori, va rivisto un po' il tutto. Adesso è una prima fase, quindi va rivisto il tutto, perché dobbiamo anche prevedere che, anche per lo sfalcio delle strade, fare un unico passaggio, poi però si creano situazioni in alcune strade dove bisogna intervenire più volte, e quindi se la TEAM deve fare il verde deve anche avere poi i mezzi per poter intervenire successivamente a fare lo sfalcio delle A questo strade. punto il Ovviamente dobbiamo capire che sul verde
Bisogna sempre cercare di investire maggiori risorse perché il territorio è ampio, le zone che necessitano interventi sono tante e quelle risorse, se si vuole fare un buon lavoro, sono diciamo, inferiori a quello che richiederebbe i tipi di intervento. Però ecco, dobbiamo andare in questa direzione, se ci sarà un incontro venerdì per fare un punto della situazione, perché sul verde a volte rimangono fuori delle zone scoperte. Prendiamo per esempio la scarpata di Via Arnoc, dove dobbiamo assolutamente intervenire, ma ci sono anche tante altre situazioni che adesso non sto qui a elencare. E dobbiamo cercare quindi di vedere un po' il tutto, di migliorare un po' l'intervento del verde in generale. Ma si dà far arrestare l'appalto alla Teramo Ambiente o il Comune in prospettiva potrebbe riprenderselo? Ma no, abbiamo la Teramo Ambiente, una nostra partecipata, quindi è nostra e quindi dobbiamo cercare di potenziarla, di farla lavorare nel miglior modo di possibile, però sicuramente un po' va rivisto tutto il progetto di affidamento che è stato dato e possibilmente vanno aumentate le risorse da investire nel verde, quindi aumentare le risorse per raggiungere un buon risultato.